Bella per voi, ragazzi, qui Arcipolla, e bentornati finalmente dopo tanto tempo trascorso dall'ultimo video sul mio canale. Come sapete io sono un gamer, ma oltre ad essere un gamer sono anche un filmmaker. Ultimamente, essendo entrato di fatto in toto all'interno di questo settore lavorativo, motivo per cui stanno uscendo anche sempre di meno video sul canale, mi sto attrezzando indipendentemente comprando un po' di attrezzatura. Prima fra tutte la mia Sony A7 III con il corpo macchina e l'ottica stock, che ho già unboxato e inscatolato in un video. Per chi è interessato potete cliccare questa scheda informativa e andarvelo a recuperare. Invece in questo video voglio inscatolare un po' di altre cose. È infatti vero che in alcune circostanze lavorative è necessario, addirittura direi quasi indispensabile, avere l'ausilio di altri strumenti di monitoraggio e di supporto in generale a 360 gradi, motivo per cui di recente ho fatto degli acquisti su Amazon anche oltre a questi. Quindi in questi giorni usciranno anche altri video unboxing e recensioni sul canale, ma in questo video in particolare vorrei andare a dare un'occhiata ad un monitor molto interessante che ho trovato su Amazon. Ovviamente vi lascerò tutti i link in descrizione, più andremo a vedere anche delle batterie che ho comprato di questa marca che si chiama Power Extra. Direi di iniziare subito. Allora, ho messo in primo piano la mia Sony A7 III con l'ottica stock 2870, semplicemente per dirvi che, nonostante, come ho già detto, è un ottimo corpo macchina, è fornita anche di un ottimo monitor, come vedete, che si può anche estendere in questo modo e manipolare in vari modi, tuttavia non è presente la modalità vlog, quindi non c'è in alcun modo possibile spostare il monitor per far sì che noi lo vediamo da questa prospettiva. Ho deciso, anche per questo motivo ma anche per altri motivi, di comprare questo monitor ausiliario. Il monitor in questione, ho abbassato un po' l'esposizione così vedete meglio la scatola, che è bianchissima e riflette molta luce dalla mia softbox, si chiama T7 come vedete ed è della marca Feel World. Allora, questo è uno dei monitor più economici, se non il più economico, disponibili sul mercato, da quanto mi sembra di aver capito. Nonostante ciò, uno potrebbe pensare: scusa Cipolla, ma è il più economico del mondo, di conseguenza sarà anche il più scarso del mondo. Non esattamente, ragazzi, adesso vi andrò ad illustrare bene. Innanzitutto diamo un'occhiata generale alla confezione, a quello che c'è scritto. Salta subito all'occhio 4K in e out. In realtà, se guardiamo meglio, qui c'è scritto 1920x1200, in quanto questo è un monitor con un display full HD. Questo 4K credo sia un indicatore che ci sta ad informare che questo monitor è in grado di ricevere un segnale in 4K, che poi ci verrà illustrato in full HD in questo formato sul display. Dopodiché è in grado anche di trasferire però questo segnale in video in 4K, volendo, anche ad un secondo monitor esterno, quindi a un televisore 4K o a un altro dispositivo. È un monitor di 7 pollici, beh, l'avrete capito dal numero 7, ma comunque sia, se non si era capito, c'è scritto anche qui, c'è l'istogramma, c'è il peaking filter, che è un filtro che ci aiuterà per la messa a fuoco, ci sono i falsi colori utilizzabili dalle persone un po' più esperte del settore, che anche queste ci aiuteranno a mettere a fuoco però con un sistema diverso, l'esposizione, la griglia con la regola dei terzi, l'audio embeddato, quindi potete vedere direttamente sul monitor, volendo, se volete, la modulazione dell'audio e tutto il relativo gain, la modalità anamorfica, l'image flip nel caso doveste fare delle riprese al rovescio, quindi si può flippare l'immagine in verticale, il check field RGB, il pixel to pixel, è possibile zoomare sul monitor e inoltre qui ci dice che ha le dimensioni per una camera DSLR. Se voi andate su Amazon e cercate questo monitor, vi apparirà anche nel titolo del prodotto proprio scritto monitor per videocamere DSLR, quindi sostanzialmente reflex, però non lasciatevi ingannare perché può funzionare tranquillamente anche su delle mirrorless. Mi sembra di aver capito che per le Sony, quantomeno ho sentito in alcuni video che per le Sony, intanto lo apro, serva un cavetto diverso. Qui nella scatola, appena apriamo, troviamo subito il copri luce. Ecco, lo apriamo subito, è una specie di pannellino di stoffa che ci servirà, poi ve lo farò vedere meglio, ok, da coprirlo da eventuali luci sul set o dalla luce del sole. Ecco, ci aiuterà a vedere meglio, nonostante vi spoilerò già che questo è un pannellino con tecnologia IPS, quindi in grado di gestire molto bene le luci, provocherà la minor distorsione di colore possibile. Troviamo chiaramente il manuale delle istruzioni con la lingua soltanto ed esclusivamente in inglese, non c'è l'italiano, però insomma non è che serva poi così tanto. Dopodiché abbiamo il vero e proprio monitor, ma io lo apro per il momento al contrario e andiamo al ritroso. Questa è la gabbietta che ci servirà per mettere
questo, come potrete ben capire. Troviamo un cavo, quello che vi dicevo prima, HDMI, che va, immagino, lo apriamo subito, da HDMI normale a HDMI mini. Sì, dopodiché abbiamo questa scatolina con all'interno, all'interno c'è la pallina, mi scordo sempre come cavolo si chiama, comunque sia, questo è il perno sotto al quale andremo a mettere il nostro monitor, e grazie a questa pallina, ok, direzionabile, potremo inclinarlo a nostro piacimento. Qui sotto c'è anche lo show mount, questo invece mi ricordo come si chiama, e servirà appunto per agganciarlo alla nostra mirrorless o alla nostra reflex. Questo va messo così, il monitor chiaramente andrà sopra, lo ritolgo un attimo se no si crea un casino. In finale abbiamo il vero e proprio monitor, che viene protetto ovviamente con le dovute plasticozze varie, e come vedete questo è il monitor vero e proprio, perché vi dicevo che è uno dei più economici. Come vedete qui sopra ha i pulsanti fisici per navigare nei menu vari, ha questi altri pulsanti che comunque sia sono tutti quanti fisici. Altri monitor un po' più sofisticati e un po' meno economici hanno delle rotelline varie, e soprattutto, se non vado errato, hanno anche la waveform dei colori, cosa che questo monitor purtroppo non ce l'ha. Il sistema di batterie qui è fatto molto bene tuttavia, perché c'è questo pulsantino che noi dobbiamo premere per rilasciare una batteria, quindi questo andrà ad evitare che una volta inserito una batteria, anche che si toglie, comunque sia non fa più contatto, noi staremo tranquilli che non cadrà per terra, non ci cadrà su un piede. A me è capitato svariate volte di utilizzare dei flash, ok, con delle batterie Sony qui dietro, che mi sono cadute sul piede, mi hanno fatto malissimo perché poi sono belle pesanti. Questo qui ha un ulteriore sistema di sicurezza, quindi non serviranno pezzetti di carta che fanno spessore da mettere da queste parti. Ho comprato anche delle batterie, anche queste le trovate in descrizione, le Power Extra, all'interno ne troviamo due, più un caricabatterie. Allora, soltanto le due batterie costano 40 euro su Amazon. Se prendete anche il caricabatterie vi costa 50 euro. Se prendete il caricabatterie a ricarica rapida vi viene a costare ulteriori 5 euro in più, ma secondo me ne vale la pena, ragazzi. Per 5 euro, quindi 55 euro in totale, vi portate a casa un set di batterie con cui girare in eterno, perché ne mettete una sul monitor, poi quando vi finisce quella ne utilizzate un'altra, e quell'altra che è scarica nel frattempo la mettete in carica con la ricarica veloce, poi tempo che si scarica quell'altra, l'altra si è già ricaricata, ed è un ciclo continuo che continua all'infinito, quindi non rimarrete praticamente mai senza batterie per il vostro monitor. Allora, come vedete vengono protette molto bene, queste sono, vabbè, classiche batterie Sony da 8800 mAh, 65.12 watt l'ora, scritto veramente molto piccolo, però sono da 7.4 volt, ok? E poi all'interno troviamo ovviamente, di quello che ho preso io, il cavetto USB-C e il caricabatterie, questo qui che è quello veloce, il caricabatterie super fast, all'interno del quale si infilano le batterie, ok? Le mettete sul binarietto, in cui volendo c'è anche, da quanto sto vedendo, un ingresso micro USB, quindi se vi perdete questo e ne avete uno micro USB perché il vecchio telefono aveva quell'ingresso, ecco, questo lo potete tranquillamente mettere. Qui c'è un panno per pulire, credo, il monitor. Questa è una cosa molto carina. No, in realtà credo sia un panno di stoffa per pulire questo schermetto, però io molto probabilmente lo utilizzerò, se sarà possibile, per pulire il monitor. Chiaro che ha molta più importanza sul set, piuttosto che le batterie pulite o lo schermo del caricabatterie pulito. Questo è quanto, vi mostro per intero il contenuto dei pacchi senza bustine, bustacce varie, mezzo ai maroni. L'unica cosa che mi era sfuggita, all'interno della scatola del monitor viene fornita anche una piccola brucola con una vite ausiliaria, immagino nel caso vi perdeste quella principale, quindi c'è anche questa come riserva. E niente, per la parte relativa all'unboxing direi che è tutto, ci becchiamo nella parte relativa alla recensione, in cui fra pochissimo andremo a dare un'occhiata al monitor 4K Feel World. Ed eccoci giunti nella parte di video relativa alla recensione di questo prodotto, anche se non è che ci sia rimasto moltissimo da dire, però delle cose importanti e delle postille finali, diciamo, ci terrei a precisarle. Allora, prima cosa in assoluto, nel unboxing avete visto il cavo HDMI, che è un normalissimo cavo HDMI ad HDMI mini. Noi non possiamo fare nulla sopra le Sony, semplicemente per il fatto che per collegare questo monitor serve un cavo che vada da HDMI ad HDMI micro. Come ben sapete esistono tre misure, tre taglie, diciamo, di HDMI, che sono HDMI standard, HDMI mini e HDMI micro. Ecco, le Sony, quantomeno la mia Sony, ha l'HDMI micro, e quindi ci serve un cavo come questo,
che ho comprato a parte, che parte in HDMI standard e finisce in HDMI micro. È un'altra cosa, diciamo, da aggiungere agli oggetti da acquistare per far funzionare questo monitor su una mirrorless Sony. Però comunque sia, eccoci qua. Questo è il cavo in questione, bello, un bel rosso spiccante. A me il rosso e il nero, lo sapete, fanno impazzire. Ci ho dedicato anche il tema del mio canale. Wow, che figata! Come vedete, anche l'interno del connettore HDMI è rosso, stupendo. Dunque procedo immediatamente, innanzitutto col mettere le batterie. Vabbè, ve lo faccio vedere, ma sono veramente semplicissimi da mettere. Le fate seguire nel binario, le infilate. Dopodiché il monitor, se tutto va bene, dovrebbe accendersi da solo. Infatti prima si accende la spia e poi si accende il monitor vero e proprio. Come vedete io devo ancora, scusate, togliergli la pellicola. È raccomandabile toglierla, diciamo, quando si utilizza, perché se si scalda troppo e rimane la pellicola attaccata non dovrebbe succedere niente, però meglio sempre evitare che dei pezzi di plastica possano fondersi con il display. Se proprio doveste essere interessati, immagino ce ne siano comunque anche di pellicole protettive specifiche da tenere sopra un display. Le prendete della misura del display da 7 pollici e le tenete così. Dunque procediamo con innanzitutto l'accendere anche la mia Sony A7 III e poi collegare l'HDMI micro, che tra parentesi l'HDMI micro è lo stesso che trovate anche sulle GoPro, per farvi capire. Eccoci qua. Come vedete, running on NTSC, sì, gli diamo l'ok, e questo è quello che la nostra macchina vede. Allora, una cosa che avrete notato è che appena la macchina da presa rileverà che è collegato un monitor esterno secondario, trasferirà il segnale direttamente sopra, senza farlo vedere sullo schermetto. Questa è una cosa che credo dipenda comunque sia dal corpo macchina della vostra macchina fotografica. Nel mio caso accade questo. Mi sembra ci fosse un modo per impostare la macchina in modo tale che il segnale video si vede sia dal display secondario che dal monitorino principale. In questo momento però dovrei andare nel menu della Sony, navigare, vedere, fare. Non è in tema col video, quindi eviterò di farlo. Il protagonista di questo video è appunto il monitor secondario, quindi focalizziamoci per ora su di esso. Come vedete si può aprire il menu. Ora purtroppo non so se si riesce a vedere bene, comunque sia ci sono varie impostazioni che si possono cambiare. C'è la temperatura del colore, addirittura si può personalizzare. Qui c'è il profilo user, volendo si può anche andare ad agire direttamente sui rossi, sui verdi, sui blu, eccetera eccetera. Si può andare, volendo, ad agire anche sulla tinta. Si possono cambiare le lingue, come vedete c'è l'inglese selezionato in automatico, non c'è l'italiano, c'è soltanto il tedesco, il cinese, il giapponese, il coreano, il portoghese, il francese, l'olandese e basta. C'è il rapporto d'aspetto, che in questo momento sta su automatico, ma volendo possiamo andare ad agire manualmente, metterlo 4 terzi, 16 noni. Possiamo cambiare svariate cose, vedete, possiamo mettere quando non c'è segnale, che tipologia di schermo mettere, green screen, blue screen. Possiamo impostare la retroluminosità, metterla al 100% oppure abbassarla. In questo momento voi non lo vedete molto bene, ma si sta abbassando di luminosità. C'è l'accensione, che in questo caso avete visto la prima volta che infilate la batteria si accende automaticamente. Possiamo metterla, volendo, anche manuale. Io credo di lasciarla manuale per comodità pratica. Dopodiché abbiamo lo zoom di cui vi parlavo prima, eccolo qui. Adesso sta su off, volendo possiamo metterlo 4x, possiamo metterlo 9x, 16x, dopodiché tornerà al zoom standard. Volendo abbiamo un color marker, possiamo mettere questa specie di mirino al centro che potrebbe tornarci molto utile. Ci sono i bordi di emergenza, i safe frame, che possiamo impostarli 80%, 85%, 90%, eccetera eccetera. Volendo possiamo anche utilizzare una sorta di riquadro che ci va ad indicare quello che sarà uno dei formati utilizzati solitamente nel cinema, ovvero il CinemaScope, il formato 2:35:1. Come vi dicevo, possiamo mettere la griglia con la regola dei terzi, possiamo mettere un image freeze, possiamo addirittura bloccare l'immagine. Come vedete adesso l'immagine è frizzata. Se andiamo su off, l'image flip di cui vi parlavo, poi abbiamo la modalità anamorfica che ci può, volendo, interessare, 1.3, 2.0, vedete, un sacco di cose molto interessanti. E infine abbiamo l'ultima tabella del menu, che è la FD function. Ci sono due pulsantini qui sopra, F1 e F2, non ve li ho detti nella parte relativa all'unboxing, ritenevo più opportuno dirveli adesso, con cui possiamo andare ad aprire in questo caso l'istogramma, vedete, oppure i false colors, i falsi colori,
con cui mettere a fuoco o meno. C'è anche una tabella accanto con diciamo una scala, una specie di leggenda che vi spiega bene come funziona questa modalità per chi diciamo non è pratico ad utilizzarla. Veramente molto comoda per la messa a fuoco, ma volendo questi pulsanti function possono essere cambiati andando ad attribuire delle altre cose. Ad esempio, se nel pulsante F1 non voglio l'istogramma ma voglio qualcos'altro, posso andare a mettere un pulsante diretto che mi porti, non lo so, alla regola dei terzi. Vado indietro sul menu, poi torno indietro qua e premendo F1 adesso mi darà la regola dei terzi ogni volta che premo il pulsante. Vedete, anche un pochino personalizzabile, decisamente molto carino. Volendo, qui abbiamo anche un'entrata per la corrente DC di 12 volt. Volendo, credo, suppongo che può funzionare anche a corrente. Abbiamo l'HDMI out che vi avevo già detto, con cui si può trasferire il segnale volendo a un altro monitor ancora. Abbiamo l'ingresso audio per le cuffie, come vedete qui, mini jack ovviamente, e da quest'altra parte non abbiamo nulla. Il sistema di sbloccaggio, come vedete, come vi avevo già accennato, è molto sicuro. Se io qui vado anche ad applicare una certa forza non succede nulla, la batteria non esce, semplicemente perché va premuto il pulsante questo qui, dopodiché la batteria verrà fuori. Veramente molto molto comoda. Niente ragazzuoli, questo è quanto. Mi raccomando, lasciate un like se siete ulteriormente interessati al prodotto e mi sono magari scordato di dire qualche dettaglio tecnico. Vi ricordo che c'è la scheda tecnica sulla pagina stessa di Amazon, o se no potete lasciare un commento qui giù di sotto, vedrò di rispondere a quanti più possibile. Mi raccomando, non vi perdete i prossimi unboxing che stanno per uscire sul canale, c'è roba veramente molto figa che sta per uscire. Ho comprato un follow focus, ho comprato un cavalletto, un treppiede, insomma un sacco di belle cose. Vi ricordo che l'iscrizione al canale è sempre ben accettata e noi ragazzi becchiamo al prossimo video unboxing. Bella per voi.